Il pollo, la gallina, per poter stare bene, devono avere due cose fondamentali: razzolare durante il giorno e appollaiarsi durante la notte. Negli allevamenti, nella zootecnia industriale, non fanno nessuna di queste due cose, non possono farlo, sono bloccati. Quindi razzolare durante il giorno, appollaiarsi durante la notte. Tanto partiamo da lì. Le nostre galline sono allevate al pascolo 365 giorni l'anno su pollai mobili che spostiamo una volta al mese. Nel periodo invernale, quando qui viene la neve, le spostiamo all'interno di una serra in modo che loro razzolano all'interno e concimano l'orto per la stagione estiva, dove coltiviamo gli ortaggi. Abbiamo deciso di usare questo, appunto, un pollaio costruito su ruote in modo tale che possiamo spostarlo nell'orto e diciamo usarlo a intercalare nelle rotazioni culturali. Le galline entrano dopo una coltivazione che ha finito di produrre e vanno a cibarsi, diciamo, di tutta la vegetazione, puliscono il terreno, alla fine lo lasciano pacciamato e se volendo, aggiungendo letame, loro possono spargerlo e interrarlo nei primi centimetri di suolo. Questo è un grande vantaggio perché senza, diciamo, lavoro umano o meccanico riusciamo ad avere diciamo, il terreno pronto e in più una produzione di uova e carne. La biodiversità è un importante valore culturale sicuramente, ma dal punto di vista zootecnico e tecnico diventa veramente rilevante quando è associata a caratteristiche importanti quali per esempio la termotolleranza, la risposta immunitaria, alle caratteristiche qualitative dei prodotti. La gallina romagnola mi piace per un insieme di motivi, sicuramente per il fatto che è una gallina ruspante, è molto resistente, è poco esigente, si ammala pochissimo. Beh, sono delle galline che sono molto abituate a stare all'aperto, istintivamente, in modo innato. Purtroppo sono molte le limitazioni che si incontrano nell'avviare un'attività agricola, che esse siano economiche, logistiche, ma soprattutto burocratiche. È quindi auspicabile un approccio semplificato, soprattutto in contesti marginali, che differenzi le aziende di piccola scala da quelle che producono in maniera intensiva. L'approccio One Welfare cresce, si sviluppa sul concetto forse più noto di One Health e si basa appunto sulla definizione di salute. La definizione di salute dice che non c'è semplice assenza di malattia, ma c'è proprio il bisogno di raggiungere un benessere psicofisico. Ecco, il One Welfare è proprio questo, cercare il benessere di tutti gli attori del sistema, uomo, animale e ambiente.